La celebrazione della Santa Messa presieduta da Papa Benedetto XVI nella solennità del Corpus Domini.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissione, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te. Thank you.
preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio, e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Verbum Domini. Loda il Signore Gerusalemme. Loda il Signore Gerusalemme. Celebra il Signore Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte in mezzo a te, Gerusalemme. Loda il Signore Gerusalemme. Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento.
manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce. Ora il Signore Gerusalemme. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Lora il Signore Gerusalemme. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Verbum Domini. Salvatore, ad la luce del pastore.
Cristo in memoria. Ad in panem transit mar.
Dominus vobiscum. Et vos Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria In quel tempo Gesù disse alla folla: Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: Come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Verbum Domini. Cari fratelli e sorelle, la festa del Corpus Domini è inseparabile dal Giovedì Santo. Dalla messa in Cena Domini
nella quale si celebra solennemente l'istituzione dell'Eucaristia. Mentre nella sera del Giovedì Santo si rivive il mistero di Cristo che si offre a noi nel pane spezzato e nel vino versato, oggi, nella ricorrenza del Corpus Domini, questo stesso mistero viene proposto all'adorazione e alla meditazione del popolo di Dio. Il Santissimo Sacramento viene portato in processione per le vie delle città e dei villaggi per manifestare che Cristo risorto cammina in mezzo a noi e ci guida verso il Regno dei Cieli. Quello che Gesù ci ha donato nell'intimità del Cenacolo oggi lo manifestiamo apertamente, perché l'amore di Cristo non è riservato ad alcuni, ma è destinato a tutti. Nella messa in cena Domini dello scorso Giovedì Santo ho sottolineato che nell'Eucaristia avviene la trasformazione dei doni di questa terra, il pane e il vino, finalizzata a trasformare la nostra vita e ad inaugurare così la trasformazione del mondo. Questa sera vorrei riprendere tale prospettiva. Tutto parte, si potrebbe dire, dal cuore di Cristo, che nell'ultima cena, alla vigilia della sua passione, ha ringraziato e lodato Dio e così facendo, con la potenza del suo amore, ha trasformato il senso della morte alla quale andava incontro. Il fatto che il sacramento dell'altare abbia assunto il nome Eucaristia, rendimento di grazie, esprime proprio questo, che il mutamento della sostanza del pane e del vino nel corpo e sangue di Cristo è frutto del dono che Cristo ha fatto di se stesso, dono di amore più forte della morte, amore divino che lo ha fatto risuscitare dai morti. Ecco perché l'Eucaristia è cibo di vita eterna, pane della vita. Dal cuore di Cristo, dalla sua preghiera eucaristica alla vigilia della Passione, scaturisce quel dinamismo che trasforma la realtà nelle sue dimensioni cosmica, umana e storica. Tutto procede da Dio, dall'onnipotenza del suo amore uno e trino, incarnato in Gesù. In questo amore è immerso il cuore di Cristo, perciò egli sa ringraziare e lodare Dio anche di fronte al tradimento e alla violenza. In questo modo cambia le cose, le persone e il mondo. Questa trasformazione è possibile grazie ad una comunione più forte della divisione, la comunione di Dio stesso. La parola comunione che noi usiamo anche per designare l'Eucaristia riassume in sé la dimensione verticale e quella orizzontale del dono di Cristo. È bella e molto eloquente l'espressione ricevere la comunione riferita all'atto di mangiare il pane eucaristico. In effetti, quando compiamo questo atto, noi entriamo in comunione con la vita stessa di Gesù, nel dinamismo di questa vita che si dona a noi e per noi. Da Dio attraverso Gesù fino a noi, un'unica comunione si trasmette nella Santa Eucaristia. Lo abbiamo ascoltato poco fa nella seconda lettura dalle parole dell'Apostolo Paolo rivolte ai cristiani di Corinto. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Perché vi è un solo pane, noi siamo benché molti un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo all'unico pane.
Sant'Agostino ci aiuta a comprendere la dinamica della comunione eucaristica quando fa riferimento ad una sorta di visione che ebbe, nella quale Gesù gli disse: «Io sono il cibo dei forti, cresci e mi avrai. Tu non trasformerai me in te come il cibo del corpo, ma sarai tu ad essere trasformato in me». Mentre dunque il cibo corporale viene assimilato dal nostro organismo e contribuisce al suo sostentamento, nel caso dell'Eucaristia si tratta di un pane differente. Non siamo noi ad assimilarlo, ma esso ci assimila a sé, così che diventiamo conformi a Gesù Cristo, membra del suo corpo, una cosa sola con Lui. Questo passaggio è decisivo. Infatti, proprio perché è Cristo che nella comunione eucaristica ci trasforma in sé, nostra individualità in questo incontro viene aperta, liberata dal suo egocentrismo e inserita nella persona di Gesù, che a sua volta è immersa nella comunione trinitaria. Così l'Eucaristia, mentre ci unisce a Cristo, ci apre anche agli altri, ci rende membri gli uni degli altri. Non siamo più divisi, ma una cosa sola in Lui. La comunione eucaristica mi unisce alla persona che ho accanto e con la quale forse non ha nemmeno un buon rapporto, ma anche ai fratelli lontani, in ogni parte del mondo. Da qui, dall'Eucaristia, deriva dunque il senso profondo della presenza sociale della Chiesa, come testimoniano i grandi santi sociali, che sono stati sempre grandi anime eucaristiche. Chi riconosce Gesù nell'ostia santa, lo riconosce nel fratello che soffre, che ha fame, ha sete, che è forestiero, ignudo, malato, carcerato, ed è attento ad ogni persona, si impegna in modo concreto per tutti coloro che sono in necessità. Dal dono di amore di Cristo proviene pertanto la nostra speciale responsabilità di cristiani nella costruzione di una società solidale, giusta, fraterna. Specialmente nel nostro tempo, in cui la globalizzazione ci rende sempre più dipendenti gli uni dagli altri, il cristianesimo può e deve far sì che questa unità non si costruisca senza Dio, cioè senza il vero amore, il che darebbe spazio alla confusione, all'individualismo, alla sopraffazione di tutti contro tutti. Il Vangelo mira da sempre all'unità della famiglia umana, un'unità non imposta da fuori, né da interessi ideologici o economici, bensì a partire dal senso di responsabilità gli uni verso gli altri, perché ci riconosciamo membra di uno stesso corpo, del corpo di Cristo, perché abbiamo imparato e impariamo costantemente dal sacramento dell'altare che la condivisione, l'amore, è la via della vera giustizia. Ritorniamo ora all'atto di Gesù nell'ultima cena. Che cosa è venuto in quel momento? Quando Egli disse: «Questo è il mio corpo che è donato per voi, questo è il mio sangue versato per voi e per la moltitudine», che cosa accadde? Gesù in quel cesto anticipa l'evento di Calvario. Egli accetta per amore tutta la passione, con il suo travaglio e la sua violenza, fino alla morte di croce, e accettandola in questo modo la trasforma in un atto di donazione. Questa è la trasformazione di cui il mondo ha più bisogno, perché lo redime dall'interno, lo apre alle dimensioni del Regno dei Cieli.
Ma questo rinnovamento del mondo Dio vuole realizzarlo sempre attraverso la stessa via seguita da Cristo, quella via anzi che è Lui stesso. Non c'è nulla di magico nel cristianesimo, non ci sono scorciatoie, ma tutto passa attraverso la logica umile e paziente del chicco di grano che si spezza per dare vita. La logica della fede che sposta le montagne con la forza mite di Dio. Per questo Dio vuole continuare a rinnovare l'umanità, la storia del cosmo, attraverso questa catena di trasformazione di cui l'Eucaristia è il sacramento. Mediante il pane e il vino consacrati, in cui realmente presento il suo corpo e sangue, Cristo trasforma noi, assimilandoci a Lui, ci coinvolge nella sua opera di redenzione, rendendoci capaci, per la grazia dello Spirito Santo, di vivere secondo la sua stessa logica di donazione, come chicchi di grano uniti a Lui ed in Lui. Così si seminano e vanno maturando nei solchi della storia l'unità e la pace, che sono il fine a cui tendiamo secondo il disegno di Dio. Senza illusioni, senza utopie ideologiche, noi camminiamo per le strade del mondo portando dentro di noi il corpo del Signore, come la Vergine Maria nel mistero della Visitazione, con l'umiltà di saperci semplici chicchi di grano, custodiamo la ferma certezza che l'amore di Dio incarnato in Cristo è più forte del male, della violenza e della morte. Sappiamo che Dio prepara per tutti gli uomini cieli nuovi e terra nuova, in cui regnano la pace e la giustizia. E nella fede intravediamo il mondo nuovo, che è la nostra vera patria. Anche questa sera, mentre tramonta il sole su questa nostra amata città di Roma, noi ci mettiamo in cammino. Con noi c'è Gesù Eucaristia, il risorto, che ha detto: «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Grazie, Signore Gesù. Grazie per la Tua fedeltà, che sostiene la nostra speranza. Resta con noi, perché si fa sera. Buon Pastore, vero Pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici, difendici, portaci ai beni eterni, nella terra dei viventi. Amen. Mentre il Santo Padre, concludendo la sua omelia, faceva riferimento al sole che tramonta su questa nostra amata città di Roma, la telecamera per un momento è uscita dalla Basilica e ci ha mostrato i molti fedeli che anche all'esterno stanno seguendo questa Eucaristia presieduta dal Santo Padre nella solennità del Corpus Domini. Noi camminiamo per le strade del mondo portando dentro di noi il corpo del Signore, come la Vergine Maria nel mistero della Visitazione, con l'umiltà di saperci semplici chicchi di grano, custodiamo la ferma certezza che l'amore di Dio incarnato in Cristo è più forte del male, della violenza e della morte.
Credo in unum Deum. Padre omnipotente, factor in cieli et terre, visibili un omnium, et Il remissione.
fratelli e sorelle, al Padre della vita, che nel mistero del corpo e del sangue del suo Figlio, offerti per noi, ci dona la vera pace, facendo risplendere in noi la misura senza misura del suo amore. Con fede e riconoscenza eleviamo la nostra preghiera. Dominum deprecemur. Preghiamo per la Santa Chiesa di Dio. Il sacrificio eucaristico, celebrato in ogni parte della terra come sull'altare del mondo, nostro Santo Padre benedetto. Il sacrificio eucaristico sia forza e consolazione al suo cuore di pastore della Chiesa universale. Corrobori le sue speranze e doni slancio sempre rinnovato al suo ministero apostolico. Dominum de precemur. Preghiamo per tutti i sacri ministri. Il sacrificio eucaristico sia sempre la sorgente della loro vita. Li trasformi in pane spezzato per le necessità dei fratelli e li aiuti a superare le difficoltà e le prove con Cristo, per Cristo e in Cristo. Dominum de precemur. Preghiamo per le necessità della vita umana. Il sacrificio eucaristico, mistero di luce, rischiari ogni notte del mondo e il cammino della nostra umanità, redenta da Cristo, rinasca a vita nuova e alla speranza che più non muore. Dominum de precemur. Preghiamo per la famiglia di Dio oggi qui convocata. Il sacrificio eucaristico plasmi la nostra esistenza e ci educhi a portare a tutti Gesù, pane di vita, divenendo segno e riflesso dell'amore che rinnova la terra. Dominum de precemur. O Padre, che in Gesù Cristo, pane disceso dal cielo, ti chini con tenerezza sulla nostra umanità, accogli la nostra preghiera. Sostieni con la tua grazia la fede della Chiesa e fa che l'Eucaristia, pegno della gloria futura, faccia ardere il nostro cuore del desiderio vivo di te, per Cristo nostro Signore. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi benigno alla tua Chiesa, o Padre, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo, per Cristo nostro Signore. Amen. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est equum et salutare, nos tibi semper dubique gratias acere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, per Christum Dominum Nostrum, qui cum Apostolis Suis in novissima cena convescens, salutiferam crucis memoriam prosecuturus in saecula, annum sine macula si tibi obtulit, perfecte laudis munus acceptum. Quo venerabile mysterio fidelis tuos allendo sanctificas, ut humanum cinus, quod contenet unus orbis, una fides illuminet, caritas una coniungat. Ad mensam icitur accedimus, tamirabili sacramenti, ut grazie tua suavitate perfusi, a celestis forme imaginem transiamus. Propta quod celestia tibi atque terrestria, canticum novum concinunt adorando, et nos cum omni exercito angelorum, proclamamus sine fine dicentes.
sanctus est dominit meritu te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortu escudo casum, oblatio mundo offerato nomini tuo. Lupis ergo te domini te precamur, ut hec munera que tibi sacranda titulimus, iudem Spiritus sanctificare dinieris, ut corpus et sanguis fiant, fili tui domini nostri Iesu Christi, cuius mandato hec mysteria celebramus. Ipse enim in qua nocte tradibatur accipit panem, et tibi gratias agens benedixit, frecit, deditque discipulis suis dicens, accipit et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipit et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novia et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facit in meam commemorationem. Mysterium fidei. Icitu Domine, ius in fili tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et presto lantes altum eus adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum, respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens hostiam cuius voluisti immolazione placari, concediut qui corpore sangue filite reficimur, spiritu e sancto repliti, unum corpus et unum spiritus inveniamur in Cristo. Ipse nosci piperficiat monus eternum, ut cum electis tuis hereditatem consequivaliamus, in primis cum beatissima Dei genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis et gloriosis martyribus, et omnibus sanctis quorum intercessione perpetua puti confidimus adiuvari. Hec hostia nostra reconciliationis proficiat quesumus Domine, a totius mundi pacem atque salutem, ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fidit caritate firmare denieris, cum indigno famulo tuo, quem greci tue prese voluisti, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tue, votis suius familiae quam tibi astare voluisti, ad esto propitius. Omnes filios tus ubique dispersus tibi clemens pater, miseratus conionce, fratres nostros defunctus, et omnes qui tibi placentis ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum veninius admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria tua paenita satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta larciris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotent in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum.
precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audimus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Signore. Scambiatevi un segno di pace. L'invitate alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Corpus Christi custodit me in vita eterna. Thank you.
cui è il testamento della divina tua grande misericordia. In cui è la
questo momento di silenzio e di preghiera tutta questa assemblea riunita nella Basilica di San Giovanni in Laterano prega quel Gesù che si è fatto pane per tutti noi. Questo accade all'interno, come abbiamo visto, anche all'esterno della Basilica, dove numerosi sono i fedeli che attendono l'inizio della processione che si inizierà subito dopo l'orazione che fra qualche momento il Papa pronuncerà, l'orazione post-communio. Una processione, un cammino che porterà quanti questa sera si sono dati appuntamento qui a San Giovanni in Laterano verso la Basilica di Santa Maria Maggiore. Camminiamo per le strade del mondo, ha detto il Papa nella sua omelia, portando dentro di noi il corpo del Signore, come la Vergine Maria nel mistero della Visitazione. È un gesto, quello che si compie questa sera a Roma, che si tiene in tante città italiane, anche se, come ne ricordavamo all'inizio, la solennità si celebrerà domenica prossima. Donaci, Signore, di godere pienamente della Tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del Tuo corpo e del Tuo sangue, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.